Si inaugura la metropolitana e già i primi problemi oltre la pioggia. Ci racconti, lei che è un cittadino che è venuto così per partecipare a questa nuova inaugurazione. Vi racconto un fattariello. Ieri sul sito ho letto che stamattina c'era l'inaugurazione della stazione di Garibaldi. Stamattina con mo festa, calmo, sono presentata per vedere la stazione. Arrivo qua, no, è solo per le autorità. Ma ora la vita è scritta, come al solito il cittadino è preso per i fondelli. Mi dispiace amministrazione nuova, amministrazione vecchia, non è questo il modo di comportarsi. Dovevano, come hanno scritto che c'è l'inaugurazione, scrivevano che era riservato solo agli alti papaveri. Ecco, va bene? Grazie, scusate. Lei è un lavoratore della metropolitana, viene qui per il ministro Lupi, ci dica le sue ragioni. Perché nel momento in cui torno ad assistere a un'ennesima passerella politica clientelare, voglio far presente alla cittadinanza che i lavoratori della metropolitana che hanno realizzato quest'opera in questo momento stanno in disoccupazione alla fame totale, perché sono 3 anni che aspettano che si sbloccano i finanziamenti per l'apertura dei cantieri successivi e per il completamento totale della metropolitana. E le istituzioni ci stanno portando a comprare sale e pepe continuamente, e noi con l'alto senso di responsabilità stamattina permettiamo ancora una volta una passerella politica per quanto riguarda questa situazione. 200 famiglie in mezzo alla strada vengono mantenuti dallo Stato, che potrebbe approfittarne per darci lavoro e per fare in modo che questa grande opera venga ultimata. Da quanto tempo siete in questa situazione? Siamo dal 2011, da quando abbiamo finito le gallerie di Gianturco, che ci hanno dato anche fretta per terminarle per poter poi andare avanti con i restanti cantieri. In questo momento siamo da 27-30 mesi in disoccupazione ordinaria, vogliamo dire, 400-500 euro al mese, centinaia di famiglie. Quando si potrebbe benissimamente usufruire di questi soldi e portare a termine questa opera indispensabile per la città. Grazie. Lei è un altro lavoratore, ex lavoratore dei cantieri, ci dica. Sì, sono un ex lavoratore GTB della metropolitana di Napoli, e di cui siamo da 3 anni in mobilità e poi in mobilità in deroga. Però noi sapevamo che il governo, il presidente Letta aveva comunicato che era tutto a posto, che l'apertura dei cantieri metropolitana di Napoli, che si andava a lavorare, mentre invece noi siamo la millesima volta che siamo presi in giro della Costituzione qua a Napoli, che ci dicono oggi, domani, e oggi siamo qua a fare l'inaugurazione, mentre invece noi siamo a casa a far sì che ci prende di nuovo la fame, le famiglie che non ne possono più, perché noi con 600 euro, 700 euro non si può più campare. Va bene? E quindi questa è la situazione che adesso siamo a vivere qua. Come l'hanno avuto questi inviti questa gente? Ragioniere? Non so, però... Vai. Vergognatevi! E chi le chiama a mano, vai, non vai! Non sapete mettere solo le cravatte in canna, non sapete mettere! Anzi, chiacchieremo! Prego! Presidente, lei quanto si ritiene responsabile in senso buono di questa mattinata di inaugurazione? Oggi per Napoli è una bellissima giornata, questa è una grande opera, la più grande opera pubblica italiana, e questa in particolare è una stazione, una grande stazione di ingegneria, di architettura, di arte, si continua a realizzare la grande metropolitana napoletana, abbiamo cominciato ormai diversi anni fa.
e va avanti, insomma, e continuiamo adesso ad andare avanti, perché bisogna chiudere tutto l'anello arrivando fino all'aeroporto di Capodichino. Ma che resti in video? Che si sbattono pure la gente strana? La gente strana si sbatto pure. Come funziona? Ma vogliamo la macchina fotocopia? Ma come funziona? Ma quando c'è niente? 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 Ci vedono,
grazie. L'abbiamo fatta, la prima stata fatta. La prima Ministero del Trasporti. Napoli. Determinante. È il gioco di squadra. A chi il ministero fa la. Però noi ci conviene spostarci un po' avanti. Tutto il rispetto. Buongiorno Marina, tu sei Gian San Giacomo? Sì, scendete, ok, ciao. Sottosegretario e a Ercole, vedi tutto Ercole che ti fa bene. Eh,
l'assessore qui, oh, dov'è? Comandante. Questa è una persecuzione. Andiamo un attimo.